sconfitta anche difficile da commentare. No, siamo ritornati in un atteggiamento assolutamente fuori ogni logica. È una partita che ci doveva dare la salvezza matematica di fronte alla terza squadra del campionato. Loro saranno interessati alla posizione, va tutto bene. Quindi, se alla 32esima giornata di campionato Ponzacco è terzo e Gavorrano gli manca un punto o due per salvarsi, evidentemente che i valori sono differenti, lo sappiamo. Il problema è che le motivazioni e lo spirito dovrebbero fare la differenza. Di fronte a un primo tempo nel quale, secondo me, la squadra avrebbe meritato anche di passare in vantaggio perché ha avuto due occasioni clamorose, c'è stato un infortunio all'inizio del secondo tempo che purtroppo capita e lì c'è stato il blackout totale. Cioè, una squadra che deve chiudere il discorso prima possibile, oppure lo può chiudere anche alla fine, però l'importante è chiuderlo il discorso. Ora non so quelli che sono i risultati, però è a 2 giornate dalla fine con una trasferta a Siena pericolosissima, perché naturalmente si stanno giocando la promozione in Lega Pro. Dobbiamo andare a vedere una serie di risultati o andare a trovare punti a Siena per cercare di raggiungere questa salvezza, mentre invece le ultime prestazioni e soprattutto gli ultimi risultati ci avevano fatto pensare in maniera diversa. Questa settimana che cosa farete per cercare di dare alla squadra quel carattere che oggi è mancato? Ma è una domanda difficile, nel senso, se questa squadra il carattere l'ha dimostrato a intermittenza da 9 mesi a questa parte, che si possa recuperarlo di fronte a un incontro difficile come quello di Siena è una cosa molto difficile. Naturalmente, bisogna stare sempre con la massima attenzione, sempre con la massima allerta, perché non si può disperdere questo patrimonio. E effettivamente noi non abbiamo mai allentato la presa, perché che mancava un punto o due sono settimane che lo dicevamo, e assolutamente la squadra durante la preparazione settimanale abbiamo avuto la stessa cura delle altre settimane, però non è possibile che una squadra composta di giocatori esperti come Gavorrano, ormai ci siamo anche un pochino stancati di dire sempre le solite cose, in 44 minuti non riesca a rimediare a un errore del singolo che purtroppo nel calcio c'è stato. Stessa domanda che ho fatto al presidente Balloni su una scala da 1 a 100, quanto è preoccupato Filippo Vetrini? Sono più preoccupato per l'atteggiamento della squadra nel secondo tempo che per le possibilità di salvezza, sinceramente. È un gruppo che assolutamente non deve buttarsi nello sconforto come ha fatto nel secondo tempo. Per il resto le percentuali credo che sarebbe disperdere una serie di risultati e una serie di impegni, però abbiamo visto perdere Champions League sul 3-0 alla fine del primo tempo, scudetti come l'Inter a Roma, quindi non c'è da meravigliarsi di nulla. Non bisogna abbassare la guardia, perché Cavorano deve assolutamente centrare la salvezza con ogni mezzo e ad ogni costo.